Buongiorno care e benvenute in un nuovo vlog. Oggi mi vedete in un ambiente completamente diverso da casa mia perché sono a casa dei miei. Sono appena arrivata. Questa mattina ho fatto un sondaggio su Instagram e visto che ho una giornata super piena, ho pensato di vloggare e di portarvi magari con me durante tutta la giornata. Almeno ci teniamo compagnia a vicenda. Ho fatto questo sondaggio su Instagram ed è andato molto bene. Avete votato tutte sì, fai questo vlog, fallo. E quindi ho deciso di vloggare. Allora, inizio la mattinata con i capelli a mia mamma perché devo farle ritocco mesh e taglio. Dopo devo andare al centro commerciale, ancora devo decidere quale. Ah, comunque ho ancora la piega, quella della parrucchiera, cioè ancora sta tutta qua, ragazzi. Io non ho fatto niente, non l'ho toccata. Devo dire che più passano i giorni e più è bella, però vabbè, adesso devo lavarli perché insomma, li ho fatti l'altro ieri e cioè io rispetto al solito che li lavo un giorno sì, un giorno no, sembrano, anzi, sono ancora pulitissimi. Cioè, una cosa incredibile, mi sta durando tantissimo questo shampoo che mi hanno fatto, questa piega. Ci siamo fatte una cosa super veloce, almeno usciamo subito. Una mozzarella, pomodori che ho condito con olio, sale, pepe e origano. E del pane, ovviamente fatto in casa, quello di mamma, l'unico e solo. Comunque voglio rimanere leggera perché poi questa sera andiamo a mangiare fuori. Poi vedrete dove e lì mangiamo sempre tantissimo. Quindi voglio veramente tenermi per questa sera. Buon appetito! Allora, abbiamo finito di pranzare, io ho ancora gli occhiali perché tenevo i capelli così mentre facevo i capelli a mamma. Comunque ho portato qui, stiamo per andare, però prima volevo velocemente farvi vedere. Questa è la giacca che ho intenzione di mettere domani alla cerimonia e questo è il top che voglio mettere sotto. Ho trovato questa giacca bellissima che direi che è di un colore tipo verde acqua, menta, non lo so. Fatemi sapere secondo voi di che colore è. Io direi che è un verde acqua, non è un Tiffany, perché il Tiffany è un po' più azzurro. Questo invece butta un pochino sul verdino, non so se si nota, ecco, magari vicino alle unghie, che le unghie sono proprio azzurre, si percepisce che questo butta un pochino sul verde. Però vabbè, non soffermiamoci troppo sul colore, chi se ne frega come si chiama. L'ho presa da Terra Nova e l'ho pagata 19,99 euro, cioè l'ho pagata pochissimo. E sotto ho abbinato questo top in pizzo San Gallo che ho utilizzato tantissimo quest'estate. Infatti non so se avete visto qualche post su Instagram di quest'estate al mare, comunque ho delle foto in spiaggia con il bikini bianco e abbinato questo toppino. Però diciamo che possiamo rendere quello che abbiamo abbastanza versatile sia per il mare come per una cerimonia, perché sinceramente mi piaceva mettere sotto questa giacca azzurra un toppino bianco, visto che l'abbronzatura ancora un pochino c'è. Mi piaceva proprio comprare un top crop, comunque un toppino bianco semplice ma allo stesso tempo anche un pochino particolare, cioè non mi piacevano cose con paillette, cose troppo sbrulluccicose, e secondo me questo toppino di Pizzo San Gallo è perfetto. Quindi piuttosto che andare a ricomprare un top, alla fine simile, ho detto no vabbè, quello ci sta troppo bene. Comunque adesso ripartiamo e andiamo a cercare un jeans bianco da mettere sotto la giacca e sotto al toppino bianco. Per la scarpa poi vedremo, già che ci sono volevo approfittare e comprare anche qualcosa per l'autunno, non lo so, vediamo. Ero venuta per il jeans bianco, ma ho preso un sacco di cose. Voglio provare anche queste cose. Io ogni volta che vengo da Stradivarius è sempre così.
Allora, primo outfit, ho provato subito il jeans bianco. Ho preso la versione quello super a vita alta, che comunque devo mettere un toppino corto, quindi mi sembrano più adatti a vita alta. Poi ho preso questa giacca azzurra e questo toppino per ricreare un po' l'outfit che dovrò mettere poi domani alla cerimonia. Comunque questo è il jeans che dovrei prendere. Ho preso una 42 italiana. Il problema è che è molto lento, quindi penso di provare anche la 40. Mamma mia, dalla 46 alla 40, porca miseria. Secondo outfit, vediamo se poi si sente l'audio nel momento dell'editing, se no dovrò metterlo sopra. Che dite? Allora, la maglietta mi piace tantissimo il taglio, ma non la fantasia. Troppo hippie, troppo vintage per i miei gusti. Terzo outfit, anche in questo caso dovevo prendere la 40, ho preso la 42. Però comunque il modello è fighissimo, mi piace da morire. Voglio prima vedere da Bershka se ce l'hanno, poi se ritorno a prenderlo. Tanto adesso lo so, devo prendere la 40. Magliettina, niente di che, no, non mi piace. Ultimo outfit da Stradivarius, questo completo verde militare, che è stato super bocciato da mia mamma perché mi ha detto: sembra che sei in pigiama. Mi ha influenzato. Io ero partita tutta carica, vai, con scarpa, borsetta. Dico, ah, che carino questo per uscire per casa, quello sicuramente. Però adesso mi sembra che ho un pigiama, quindi non mi va di comprarmi un pigiama. Io direi che così è molto molto meglio. Non so, il pantalone mi piace. Adesso vado anche a vedere se ci sono altri colori. Sono da Bershka e ho trovato questo completo giacca e pantalone azzurro. Allora, il pantalone è largo, ma non c'è la taglia in meno, quindi niente. Ho provato queste scarpe bianche, molto fighe, però sono tipo bianche rosa, cioè non sono proprio bianche, non so se si percepisce dal video. E la giacca che però già ho, quindi ho messo giusto per capire come ci stava. Non mi piace. Proviamo un altro abbinamento. Ho messo il jeans a zampa. Questa è la versione più scura di quelli che ho provato prima. E mi piace, però niente di che, troppo scura. Adesso provo questo che è una via di mezzo. Allora, piccola pausa, ci siamo fermate qui al bar a prendere una cosa, sono stanchissima tra capelli, cose da comprare. L'unica cosa che mi manca sono le scarpe, non vi ho fatto più vedere perché alla fine ho scelto che cosa mettere per questa benedetta giornata di domani. Una piccola pausa al bar per riprenderci e poi vado a cercare le scarpe. Voglio un tacco a spillo o comunque a punta, l'importante è che sia a punta davanti, bianco, quindi sarà un po' un'impresa a fine estate. Listen, honey, if I told you about the way that I felt, yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Allora, sono andata via dal centro commerciale, mi sto avviando verso casa, già che ci sono, visto che mi mancano soltanto le scarpe. Mi fermo un attimo da Globo e vedo se c'è qualcosa là. Ok, finalmente sono tornata a casa, qui ho la giacca e il top che metterò domani. Ho comprato anche questa giacca. Comunque, qualcuna di voi ha notato che sto prendendo l'ascensore, perché una volta ho detto che non prendo l'ascensore. Ebbene sì, ho iniziato a prendere l'ascensore qui a casa, però lo prendo soltanto a casa mia perché dalle altre parti non mi fido. Vado un attimo a casa, mi riposo 2 minuti e poi andiamo in palestra. Eccomi ragazze, allora io mi sono messa comoda perché non siamo più andati in palestra, che praticamente, vabbè, lui aveva mal di testa, non si sentiva benissimo. Io sono rientrata parecchio parecchio tardi, quindi alla fine, vabbè, io mi sono messa sul letto, sono sincera, mi sono riposata un quarto d'ora, 20 minuti, mi sono proprio addormentata, cioè come mi sono appoggiata mi sono addormentata. Però adesso mi ha svegliato e mi ha detto: ehi, ma non ti devi preparare, non dobbiamo andare. Giusto, mi devo preparare per andare a cena, però volevo farvi vedere, a parte la zucca che mi ha preso mia mamma, guardate che bella zucca a forma di pera, troppo carina. Se mi vedete il trucco un po' che è andato un po' dove gli pare, perché comunque mi sono appoggiata sul letto e mi sono messa a dormire. Ho trovato le scarpe, pensate, era l'ultimo numero ed era il mio, quindi perfetto, scarpe bianche. Adesso ve le faccio vedere da vicino. Eccole qua, un bel tacco a spillo, rigorosamente a punta, perché io volevo comprarle a punta, perché ho il pantalone o il jeans a zampa d'elefante, quindi secondo me è bellissimo, un sacco elegante. La scarpa a punta che sbuca fuori, la giacca è quella lì, che tra l'altro domani dovrò anche stirare, che pizza, non mi va. Comunque è successa una cosa in cassa da Globo che mi ha fatto troppo ridere. Stavo per andare a pagare queste scarpe, la cassiera, quando passa al controllo, diciamo, dei numeri, no, quando apre la scatola per controllare, appena apre la scatola e vede queste scarpe bianche, mi guarda e fa: sei la sposa? Io tipo...
No. Mi ha fatto troppo ridere perché me l'ha detto proprio emozionata, tipo wow. E questa cosa mi ha fatto troppo ridere, è stata troppo simpatica, ma proprio la scena è stata simpatica. Io tipo l'ho proprio freddata perché ho fatto no. Comunque vi faccio vedere che cosa mi sono comprata da Stradivarius. In realtà ero partita a provarmi 200.000 cose e poi quando ero lì invece alla fine non ho comprato quasi niente perché provandole poi non ero convinta. Vi ricordate quella tuta verde militare, diciamo quella che sembrava un po' un pigiama? Alla fine non l'ho presa verde ma l'ho presa nera. Peccato che in videocamera non rende per niente, però è veramente morbidissima, cioè è una cosa incredibile quanto è morbida questa tuta. Infatti mi è quasi dispiaciuto non prendere anche altri colori, però vabbè, intanto l'ho presa nera. Il pantalone l'ho pagato 19,90, mentre per quanto riguarda la parte superiore non c'era la mia taglia, infatti quella che ho provato nel video era una M ma era molto grande, quindi spero di tornare e trovare la S o una XS insomma. Poi ho preso in un negozietto che adesso sinceramente non ricordo il nome perché sono andata a un centro commerciale qui a Roma, là non vado mai, quindi c'era questo negozietto che in realtà non conosco e sinceramente la targhetta mi riporta più o meno a una marca sconosciuta, quindi non lo so. Ho preso questo toppino carinissimo bronzo, guardate quanto è bello e il colore è stupendo. Peccato che io non abbia la busta per dirvi almeno il nome del negozio, perché abbiamo diviso poi le cose che abbiamo comprato con mia mamma e io ho soltanto una busta grande che è quella di Stradivarius dove ho messo tutto. Un'altra cosa che ho preso sempre a questo negozio è questa giacca bellissima rosa, guardate quanto è bella, a parte che dentro è foderata, ma poi è proprio un colore che mi piace un sacco perché non è né il solito rosa cipria né un fucsia. Comunque adesso mi vado a preparare di corsa perché mi fanno segnali che mi devo sbrigare, quindi ci vediamo tra pochissimo. Eccomi qua, sono pronta per la serata, ho messo un toppino azzurro ma in realtà non so perché sembra lilla, però ok, giacchettino di pelle perché comunque potrebbe far freschetto, quindi io comunque lo porto, borsettina piccolina nera con diciamo delle stelline, poi la tutina che ho comprato oggi che in realtà ho detto per casa ma secondo me abbinata così è carinissima, e il sandalo abbinato con il top. Che dite? Mi piace? Vado perché Matteo è già sceso, mi stanno aspettando giù, stiamo andando a cena fuori con degli amici, quindi ci aggiorniamo dopo. Ma buongiorno amiche, ieri non vi ho dato la buonanotte, vero? Sono andata, vabbè, dopo il giapponese siamo venuti qui a casa, ci siamo messi sul balcone con gli amici, abbiamo chiacchierato, abbiamo passato una serata tranquilla con gli amici, abbiamo fatto un pochino tardi, infatti questa mattina ci siamo svegliati tardi. Oggi è sabato e finalmente è il giorno della comunione, io mi sono appena fatta la doccia e finalmente vado ad asciugare i capelli per vedere il taglio, perché in tutto ciò io ancora non l'ho visto e ancora non ho deciso se farli lisci o mossi oggi pomeriggio per la comunione, quindi vediamo un attimo. Perché non ho minimamente idea di come stiano lisci, quindi devo provare e poi decidere. Tra l'altro ieri ho dimenticato il caricabatterie della videocamera a casa di mia mamma, quindi sto registrando con il telefono, sono ritornata indietro di qualità. Come al solito ogni volta che vado lì mi scordo sempre qualcosa, non ho scordato solo il caricabatterie ma anche altre cose. Comunque adesso mi asciugo i capelli e mi inizio a preparare. Allora, siamo stati in chiesa, adesso siamo appena arrivati al ristorante, ho una fame pazzesca. Comunque alla fine li ho fatti lisci e devo dire che mi piacciono un sacco. L'unica cosa, ho fonato il ciuffo davanti per dare un po' di volume. Che dite? Vi piaccio più liscia o mossa? Grazie. Non era una bella. I've been lonely lately, I've been feeling neglected, and I want
Finalmente siamo tornati a casa, siamo stanchissimi. Io ho i piedi a pezzi perché questi tacchi sono bellissimi, vero? Ma quanto sono alti e quanto sono scomodi. Cioè, ho resistito tutta la sera, ragazzi. Adesso mi vado subito a struccare, a mettere il pigiama. Devo dire che la piega ha retto tantissimo. Infatti poi, se vi interessa come fare questo bel ciuffo e tenerlo su praticamente per una giornata intera, poi vi faccio vedere magari in un altro video. Comunque adesso mi vado a spogliare. Vi volevo solo far vedere al volo la bomboniera, che è carinissima. È una cosa veramente bella e particolare, che non mi era mai capitato di ricevere a una cerimonia, diciamo. Adesso vi faccio vedere. Questa era la bustina dove all'interno c'era questo vasetto con questa piantina grassa. La piantina grassa l'ho scelta perché ce n'erano tipo 3-4 tipi. Domani, con tutta la calma del mondo, gli troverò un posticino, andrò a levare la carta, tutta la decorazione, prima per prenderla una spina che non vi dico dentro qui al pollice. Però vabbè, io vi do la buonanotte e sto per chiudere questo vlog, che è stato molto molto lungo. Comunque sono curiosissima di sapere se vi piaccio di più mossa o liscia, e poi mi raccomando, fatemi sapere ogni quanto va annaffiata questa piantina, perché io non ne ho proprio idea. Adesso mi vado subito a struccare, a mettere il pigiama. Ho già messo le ciabatte. Buonanotte, vi ringrazio per aver guardato questo vlog. Io come al solito vi lascio qui il tag di Instagram e mi raccomando, lasciatemi un like se questo vlog vi è piaciuto, se comunque vi ho fatto compagnia. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.